Prima giornata, prima caduta della Sampdoria, campione d'Italia qui a Cagliari. La squadra sarda di Massimo Giacomini, che è qui con me, segna due bellissimi gol nel secondo tempo e batte la squadra di Boskov. Prima di parlare con Massimo Giacomini, vediamo i gol di questa interessantissima partita. Per questo intervento di Napoli su Mancini, la calibrata punizione di Silas che inganna Jelpo. Poi Francesco l'ispira a Gaudenzi, che taglia fuori la difesa della Sampdoria e pari se la cava così. Dal dischetto l'uruguaiano spiazza Pagliuca. Nemmeno un minuto e Mancini punisce l'ingenuità di Napoli. Sembra una partita facile per i campioni d'Italia, che si cullano troppo sul 2-1, e nella ripresa un bellissimo spunto di Francescoli mette a nudo i problemi difensivi della Sampdoria. Problemi che vengono a galla quando Gaudenzi prende d'infilata la retroguardia blu cerchiata e dà la possibilità a Herrera di segnare il gol della vittoria del Cagliari. Ecco Giacomini, Gaudenzi ha giocato sulla fascia, ma spesso ha attratto questo pari che è venuto in avanti, ma tutto sommato mi sembra che la mossa sia stata positiva per voi. Noi tentiamo di attirare nella nostra metà campo i difensori avversari per lasciare degli spazi a Fonseca, perché Fonseca con 50 metri alle spalle dei difensori avversari è un giocatore molto veloce e molto insidioso. Quindi direi che è qualcosa che prevediamo e che quando accade ci sta molto bene. Di questa partita ricorderemo il tentativo del valido Cappioli sul 2-1, mentre i blucerchiati non sono riusciti a pareggiare con Vierkovod nel primo tempo, né con Vialli subentrato a Buso nella ripresa. Insomma, una Sampdoria da rivedere e magari da ritoccare. La squadra di Boskov ha avuto qualche dubbio per un intervento su Cerezo in area nell'affannoso tentativo di rimonta. Più vicina al gol è andata la squadra sarda nel finale, quando Cappioli ha sbagliato una bella occasione e Lombardo, in giornata non eccezionale, come qualche altro blu cerchiato, che ha concluso così. Tiri e conclusioni in questa bellissima partita, insomma, non ne sono mancati, segno di vivacità e di fiato, ma anche di qualche leggerezza difensiva. Ha avuto ragione il Cagliari, tuttavia Giacomini non ha tralasciato di sottolineare né i problemi né i meriti della propria squadra. Abbiamo avuto qualche piccolo problema con qualche nostro giocatore, vedi Matteoli che non era stato molto bene la sera prima, con Francescoli che è dovuto uscire per 8 punti all'arcata sopraccigliare, ma nonostante questo direi che la gagliardia messa in campo da parte di tutti i giocatori ha determinato questo risultato positivo. Ecco, e adesso nelle dichiarazioni di Mancini e Boskov tutta la delusione dei sampdoriani. Abbiamo concesso loro 2 palle o 3 sul 2-2, sul 3-2, vuol dire qualcosa abbia sbagliato. L'anno scorso abbiamo subito solo 22 reti e contro il Cagliari possiamo fare una partita meno caricata, però io dico, in Italia quando una squadra non gioca al 100% è difficile poi vincere. Lei ha detto in questi giorni, Boskov, Lanna, Silas e Lombardo debbono dare di più. Hanno dato di più? Io non ho visto.